VP Radio, il mercoledì dalle 21 in diretta, Pandorando con Sabrina Stoppa, in viaggio tra piramidi ed alieni. Una piccola finestra nel mistero, dove il mito si confonde con la realtà. Web Pieve Radio, la radio virtuale dove il mistero è reale. Ed eccoci qua, buonasera a tutti, con un altro appuntamento di Pandorando. E questa sera avremo con noi un gruppo recidivo. Avremo con noi a parlare appunto di paranormale, fantasmi. Lui si chiama Brian Giunghi e fa parte dell'Italian Paranormal Research, che ogni tanto insomma sono nostri ospiti. Noi siamo molto contenti a parlare delle loro indagini, e questa sera insieme a Brian parleremo dell'indagine che hanno fatto in un'abitazione privata a Meldola, in provincia di Forlì, dove insomma ci sono stati degli interessanti avvenimenti, ecco. Buonasera Brian. Buonasera a tutti. Ciao. Grazie di essere qua con noi a dedicarci. Grazie dell'invito, buonasera a tutti in studio e a tutti i vostri ascoltatori, grazie mille. E a te soprattutto insomma per la tempestività, perché oggi insomma quasi all'ultimo minuto ti ho chiamato, sei stato disponibilissimo, io ti devo ringraziare per questo. Più che volentieri, ecco. Sì, è stato un po' tutto all'ultimo, ma siamo riusciti a organizzarci tranquillamente, è un piacere. Perché sei stato molto disponibile, diciamolo. Ecco. Sì, diciamo che in questo periodo siamo molto presi da nuove attività, nuove indagini, nuove ricerche, soprattutto in questi giorni qui. Però non è stato assolutamente nessun problema trovare il tempo per parlare con voi, assolutamente, più che volentieri. Vabbè, comunque grazie, perché non è da tutti. Detto ciò, iniziamo a parlare del nostro mistero di oggi. Allora, siamo a Meldola, in provincia di Forlì, in un'abitazione privata. Allora, raccontaci un po', siete stati chiamati perché? Allora, questa segnalazione innanzitutto è arrivata tutto in maniera molto inaspettata e improvvisa, possiamo dire. Anche perché nel momento in cui arrivò la prima segnalazione da parte della proprietaria dell'abitazione, noi in quei giorni lì eravamo impegnati nella nostra indagine alle grotte di Osimo, in quei giorni lì, quindi eravamo in piena indagine, e ci ha chiamato la proprietaria, che ha chiamato direttamente il nostro presidente Carmelo, e segnalando in maniera anche molto agitata alcune cose che stavano succedendo all'interno dell'abitazione. E ovviamente, sentendo molto agitata questa signora, ci ha raccontato poi che quello che stava accadendo in casa la stava preoccupando molto, anche e soprattutto legato a sua figlia, che riferiva di vedere queste ombre continuamente passare lungo il corridoio vicino alla sua cameretta e poi entrare nell'armadio della sua stanza. Ma così all'improvviso, o cioè era una cosa che andava avanti da un po'? Beh, diciamo che era un po' che questi fenomeni si stavano, tra virgolette, accentuando, nel senso che comunque era arrivata a un punto in cui avevo voluto cercare di capire un po' cosa effettivamente stava succedendo, per quanto comunque la proprietaria fosse già aperta a questo mondo paranormale, diciamo, di energia attorno a noi, vedendo comunque questa forte interazione anche nell'attirare l'attenzione della bambina e quant'altro, ha provato a contattare noi gruppo di ricerca per cercare di capire un po' che energie stavano, certo, diciamo, influenzando un po' eventualmente quell'abitazione lì, ecco. Ma la casa vecchia o? No, non era una casa vecchia, una casa ristrutturata, probabilmente di fine anni 70, comunque di recente costruzione. Non era una casa antica, si trova comunque diciamo in una zona dove adiacente c'è anche un cimitero, e che comunque sono zone, quelle del Mendolese, che anche durante la Seconda Guerra Mondiale sono state anche caratterizzate da molti eventi storici, anche antecedenti, quindi di energie, diciamo, che nelle nostre zone ce ne sono sempre tante. E non è stato l'unico fenomeno questo, di quest'ombra che vedeva la bambina, tra cui anche rumori dal piano di sopra. La parte della casa di sopra, suddivisa sulle piani, era in ristrutturazione, la parte di sopra,
e quindi rumori al piano di sopra quando non c'era nessuno, spostamenti di oggetti, insomma tante cose che messe insieme anche, ecco, hanno destato un po' tanti pensieri. Certo, loro. Certo. E il vostro interesse? E il nostro interesse ovviamente a cercare anche di capire un po' effettivamente cosa stesse succedendo, anche perché sentendo poi questa persona così agitata e anche molto preoccupata per la bambina, ci siamo un po' sentiti anche di dare un po' la priorità, diciamo, anche rispetto ad altre indagini che avevamo anche in quel periodo, sì. Lì, ecco, quindi assolutamente, siamo intervenuti subito. E quindi insomma siete andati insomma a fare i vostri sopralluoghi e poi l'indagine? Sì, esatto, diciamo che si è strutturato presentandoci il giorno prima per cominciare ad allestire quello che è il nostro campo base, dove noi installiamo tutte le nostre attrezzature, tra cui i nostri kit di videosorveglianza con tutte le telecamere fisse posizionate nelle varie stanze, comunque nei corridoi e tutte le zone della struttura, sia al piano terra che al piano superiore, e tutto quello che poi comprende la sensoristica per rilevare le variazioni di campi elettromagnetici nell'ambiente, in quanto noi riteniamo che queste energie per manifestarsi cercano di manifestarsi sfruttando questa energia elettromagnetica che a volte può subire delle variazioni in determinati ambienti. Diciamo che queste apparecchiature, questi sensori che noi abbiamo, hanno la possibilità di rilevare queste variazioni in determinati momenti, soprattutto anche quando magari facciamo le nostre sessioni EVP o chiediamo dei contatti con le entità, ecco. Certo. E quindi niente, dopo una volta posizionato tutta la nostra attrezzatura in questa indagine qui, ci siamo suddivisi in due squadre, ma prima di iniziare eravamo ancora impegnati, diciamo, in quella che è l'ultima fase di inizio indagine, che comprende la sistemazione di determinati sensori di movimento, registratori audio per registrare, diciamo, le voci bianche, i rumori impercettibili al nostro orecchio, ed è proprio in questa fase qui che all'improvviso, mentre Annika, la nostra sensitiva, stava sistemando alcuni sensori proprio esattamente nel corridoio, questo corridoio di fronte alla camera della bambina, improvvisamente un gioco elettronico che era spento con la batteria staccata senza pile, e a un certo punto si è attivato così dal nulla e ha cominciato ad emettere delle musiche, delle canzoni, delle voci che erano programmate nel gioco, ma questo gioco qui non poteva funzionare in quel momento lì perché era senza batteria ed era scollegato dalla corrente, quindi si è animato e ha cominciato a interagire con Annika. Cavoli. Come se fosse quasi un'interazione tra bambini, ecco, tra un bambino, un piccolo bambino che cerca attenzioni da una persona che sente vicino, in questo caso qui la nostra sensitiva. Cavoli. E quindi si accendeva e si spegneva? Il gioco si è acceso e ha cominciato praticamente a comunicare quasi con Annika, con queste voci preimpostate. E ovviamente tutti eravamo molto, molto presi da quello che stava succedendo, perché in questo ci ha un po' ricondotto anche ad una nostra esperienza precedente in un'altra indagine dove ci fu una pianola che interagì con noi e così all'improvviso, e quindi in quel momento lì abbiamo, diciamo, un po' cambiato approccio a questa indagine qui, capendo con quale tipo di energie forse potevamo approcciarci durante di questa indagine. E quindi come vi siete mossi? Noi abbiamo iniziato l'indagine approcciandoci, pensando un po' a quello che c'era stato anche riferito dalla padrona di casa, in quanto l'ex padrone di questa abitazione morì in circostanze un po' particolari, diciamo. E di conseguenza pensiamo di approcciarci a un certo tipo di energia, mentre in questo caso qui il gioco che si è attivato ci ha fatto pensare a un qualcosa di diverso. Quindi quasi a un bambino. E queste erano anche un po' le sensazioni di Annika, quello che percepiva lei, ecco. Poi magari te lo chiedo alla fine, se siete riusciti a capire se era un bambino o un uomo. Vabbè, andiamo avanti con l'indagine. Quindi avete posizionato tutti i vostri strumenti. Poi... Sì, esatto, abbiamo attivato tutte le nostre strumentazioni, ovviamente. I proprietari della casa avevano lasciato l'abitazione per quella notte lì, quindi eravamo soltanto noi, e abbiamo fatto tutte le nostre verifiche per
diciamo, controllare, verificare che non ci fossero degli strumenti o qualcosa che interferisse con le nostre strumentazioni, quindi abbiamo fatto la nostra bonifica dell'ambiente e dal di lì poi abbiamo cominciato alle 11 l'indagine vera e propria, per quanto poi si erano già manifestati i primi segnali con Annika, certo. Con questo gioco qui. Ci siamo suddivisi in due squadre, eravamo io e Annika, io con la mia fotocamera Full Spectrum e Annika con il registratore Tascam, che è un registratore che percepisce tutte le, diciamo, onde sonore non udibili all'orecchio, e il nostro K2 che è un rilevatore di campi elettromagnetici a bassa frequenza. Carmelo invece con Soilli sono partiti dal piano superiore, la zona da cui i proprietari riferivano di sentire dei rumori o delle botte quando non c'era nessuno. Certo. E l'indagine è iniziata così, con Carmelo che subito all'inizio dell'indagine, partendo di sopra con Sueli, hanno subito sentito dei rumori alle loro spalle, che sono stati anche catturati dai nostri strumenti e che sono visibili nel nostro video che abbiamo pubblicato sulla nostra pagina YouTube. Uh-huh. Se qualcuno non ha visto, giustamente guarderà il video poi su YouTube. Mentre io e Annika invece in quel momento lì ci siamo spostati direttamente subito al piano terreno, dove c'era una specie di scantinato da cui anche da lì i genitori percepivano dei rumori. E anche lì abbiamo avuto subito una forte sensazione di essere osservati, e anche lì alcuni passi dal corridoio al piano di sopra, mentre in quel momento lì non c'era nessuno. E quindi ecco che cominciavano già a manifestarsi, diciamo, i primi segnali, anche le energie stavano cambiando, diciamo. Ecco, e anche qui ci sono i primi segnali di pausa musicale e quindi riprendiamo la nostra chiacchierata dopo queste belle canzoncine. A fra poco. Eccoci qua di nuovo in diretta telefonica con Brian Giunghi dell'Italian Paranormal Research a parlare dell'indagine che hanno fatto nell'abitazione di Meldola. Mi sembra uno scioglilingua. Meldola, provincia di Forlì. E appunto ci stavi raccontando che, insomma, a un certo punto vi siete divisi in due squadre e avete iniziato un'indagine. E a noi è nata una domanda in studio. E certo. La domanda è questa: avete per caso, visto che tu mi hai detto che c'era la bambina, insomma, vedeva spesso queste ombre, queste cose, ma quanti anni ha più o meno sta bimba? La bimba sì. Intendi la bambina dei, sì. La bambina sui 6-7 anni. 6-7 anni. No, perché appunto mi era venuto in mente di chiedere se vi era venuto in mente di prendere in considerazione i fenomeni dei Poltergeist, visto che c'è una bimba. Poltergeist, non li so pronunciare, scusate. Quelli lì, insomma, quei fenomeni lì. Sì, certo. Certo, beh, noi partiamo sempre col presupposto e riteniamo che comunque i bambini a quell'età abbiano anche un'energia, una mente molto più ricettiva rispetto a quella di una persona adulta. Quindi sono anche molto più amplificati, in questo caso qui, come ad esempio la nostra sensitiva anica. Ed è per questo che si riescono a sentire tra di loro, ad essere un po' più ricettivi su queste energie, ecco. Quindi avere più attenzione rispetto a un adulto che magari non ha attenzione in quello, in quanto già una persona adulta e con una mente già, diciamo, un po' più chiusa, piena di informazioni. Via. Ecco, esatto. E quindi i bambini in molti casi, diciamo che sentono molto di più degli adulti. Questo sicuramente. Quindi, insomma, l'avete un po' presa in considerazione anche la questione? Assolutamente, assolutamente. E ci sono stati riscontri in questo senso? No, diciamo che tutte quelle informazioni che poi abbiamo raccolto, diciamo che erano sempre nella stessa linea di quello che comunque succedeva sia in presenza del bambino. O non del bambino, ecco, quindi anche soltanto quando magari si trova nella situazione soltanto il padre o la madre, che accadeva qualcosa
nell'abitazione, quindi ecco, era un'entità che comunque stava dando visibilità a, individualmente o a tutti nella stessa maniera, quindi ecco, esatto. E quindi come è andata avanti poi l'indagine? Allora, rimanendo sul fatto sensitivo di Annika, che ha percepito questa bambina, lei ha percepito una bambina come energia, abbiamo, come dicevo prima, abbiamo leggermente cambiato approccio, cercando di far interagire l'energia con anche quello che era presente nell'abitazione, come magari anche altri giochi del bambino che erano in casa. Abbiamo montato una campanella sopra un passeggino da bambino e di fronte a una delle nostre videocamere fisse del tipo di videosorveglianza, e durante, diciamo, l'analisi è venuto fuori che in quel momento lì la campanella si stacca come se qualcuno volesse prenderla per giocarci, però rimane fissa al passeggino, però si vede proprio la campanella che si stacca. E, ecco, in un'altra circostanza alcuni sensori che avevamo montato sempre nell'armadio dove la bambina riferiva di questa entità che entrava, alcuni sensori si sono spostati e sono caduti dopo che li avevamo piazzati. Normalmente questo non capita mai, ecco, quindi l'energia era presente in quel piano lì, come in quel momento lì anche Annika, scusami, come anche Carmelo e Sui dal piano di sopra stavano avendo delle forti interazioni. C'è stato un momento in cui stavano camminando lungo un corridoio e c'è stata una griglia che è stata lanciata verso Carmelo, che non ha colpito per fortuna la gamba, ma che è stata lanciata. Questo è stato anche ripreso da diverse angolazioni, anche questo è visibile sul nostro video. Quindi ecco, di sopra già un'energia aggressivo, un po' più aggressiva, diciamo, ecco. Quindi c'era proprio una suddivisione di energie tra un piano e l'altro che era molto palpabile, diciamo, per le interazioni che stavamo avendo. E questo, quindi interagiva sia sopra che sotto, diciamo, sia il piano di sopra. Però che... era come se fossero due energie diverse, nel senso che quella più tranquilla di questa possibile bambina con cui Annika stava interagendo, e questa energia un po' più aggressiva che abbiamo di sopra ha lanciato questa griglia addosso a Carmelo senza colpirlo, però già con un'energia diversa, con un approccio diverso, ecco. Certo, ma si sa più o meno poi se è scoperto, se è capito chi era anche l'energia del piano di sopra? Allora, noi in guarda, ti dico, noi andando avanti un po' per come abbiamo proceduto in questa indagine qui, abbiamo effettuato un'operazione che normalmente facciamo molto spesso, ossia lasciare l'abitazione per un'ora, tutto chiuso, lasciando che i nostri strumenti continuino a raccogliere dati, audio e video. E, abbiamo lasciato in quell'occasione lì l'abitazione per un'oretta circa, dopo tutti questi primi riscontri, e abbiamo fatto un piccolo giro di perlustrazione nel cimitero adiacente a questa casa qui. Nel momento in cui ci siamo praticamente spostati in questa zona qui, dopo una ventina di minuti, una mezz'ora, noi eravamo più o meno distanti poco meno di un chilometro linea d'aria dell'abitazione in cui stavamo svolgendo l'indagine, e a un certo punto abbiamo notato che al piano di sopra l'abitazione era visibile in linea d'aria, per quanto fosse comunque buio, e abbiamo notato che la luce al piano di sopra era accesa. Noi, sicurissimi di avere spento tutte le luci, quindi non aver lasciato nulla al caso, nulla di acceso, abbiamo notato subito questa anomalia, e che siamo riusciti a riprendere con le nostre videocamere. E siamo partiti subito, siamo tornati subito verso l'abitazione, e nel momento in cui siamo arrivati all'abitazione questa luce qui si era spenta. Quindi era come se ci richiamasse. E un altro fatto è che durante questa fase qui, nella fase successiva di analisi, è saltato fuori da un registratore che mentre noi stavamo quasi per rientrare dentro casa, eravamo ancora a 5 minuti da rientro in casa,
uno dei nostri registratori Tascam ha registrato un forte urlo, come se fosse di un urlo quasi rabbioso, possiamo dire. Sì. Preceduto però da una parola che siamo riusciti a isolare tramite il nostro programma di analisi, la quale dice entrate. Quindi ecco nuovamente qui la dualità delle due energie, nel senso una voce rabbiosa che quasi si vuole mandare via, diciamo, tra virgolette, e una voce più semplice, posso dire con un tono più tranquillo, che dice entrate. Ed ecco che qui ci troviamo nuovamente quasi a interagire con due energie, certo. Un po' come si è amplificata l'indagine tutta la serata. Quindi siete rientrati. Quindi dopodiché sì, 5 minuti dopo questa registrazione si sente noi che rientriamo dentro la casa, però questo noi non l'abbiamo potuto rilevare subito, ma soltanto successivamente durante la fase di analisi. Beh, sì, questa certo. cosa si è saltata poi fuori, perché ovviamente l'indagine in sé per sé può durare una notte, ma tutta la fase di analisi ovviamente è molto più lunga, in quanto ci sono da analizzare tantissime ore di registratori audio che hanno registrato simultaneamente. Certo. Tutte le camere che hanno registrato simultaneamente, ecco, quindi va tutto setacciato secondo per secondo, sempre il frame, ed è un lavoro molto lungo, ecco. Certo, beh, immagino. Visto che per noi non è un lavoro, ma è una passione, in quanto ognuno di noi ha un lavoro, cerchiamo di trovare sempre il nostro tempo di fare, ecco, la nostra analisi accuratamente, ovviamente con i punti disponibili. Quindi insomma, dopo che si è spenta la luce, cioè voi siete arrivati lì, si è spenta la luce e siete rientrati. Siamo rientrati comunque in casa, sì, siamo rientrati in casa. E poi come se... Abbiamo cominciato, diciamo, a entrare un po' nella fase finale dell'indagine, in quanto comunque molto materiale l'avevamo già raccolto, e comunque quando diciamo saremo dei punti in cui cominciano ad esserci degli eventi un po' più forti, come anche in questo caso qui la griglia contro Carmelo che gli è caduta vicino, abbiamo preferito entrare nella fase finale, diciamo, della indagine, senza sollecitare troppo, diciamo, le energie, riunendoci tutti insieme con la Spirit Box, dove noi facciamo delle domande tramite questo apparecchio radio, che è uno scansionatore di frequenze radio, sì. Che lavora in millisecondi, quindi scandisce più frequenze radio in millisecondi, e in queste interruzioni, se viene fuori una voce diciamo completa all'interno di queste onde, è la cosiddetta voce bianca, nel senso quella voce che ha utilizzato quell'onda lì per manifestarsi a noi, ma non è legata a una onda radio, ecco, perché essendo spartita in più frequenze, a millisecondi, è impossibile riuscire, diciamo, a captare le parole giuste su ogni singola radio e formare una parola intera. Non so, certo. Se per semplificare un po' il funzionamento di questo apparecchio, che dà dei risultati. E anche in questo caso qui l'abbiamo voluto utilizzare in fase finale, non prima di non aver, diciamo, in questo caso qui sistemato anche dei sensori in un'altalena all'esterno dell'abitazione, nel giardino, in quanto avevamo notato che dal nostro kit c'è stato per un momento che sembrava che leggermente si stesse muovendo, per quanto quella sera lì era completamente assente da vento. Però abbiamo ritenuto opportuno montare anche un sensore di movimento vicino all'altalena, con una telecamera fissa a infrarossi, a riprendere tutta la scena. E si è mossa? Allora, si è mossa nel momento in cui, diciamo, noi abbiamo iniziato questa fase di EVP, fatto delle domande con la Spirit Box. E c'è stato, diciamo, a un certo punto eravamo tutti insieme, tutti nella sala da pranzo, e all'improvviso, mentre noi chiedevamo a questa energia, a questa entità, di raccogliere la nostra energia o quelle delle nostre strumentazioni per cercare di riuscire a manifestarsi, e in quel momento lì una videocamera che era posizionata su un comò di fianco, diciamo, a noi nella sì. sala da pranzo, che stava riprendendo tutta la scena, all'improvviso la telecamera si è spenta, per quanto fosse stata appena caricata completamente la batteria, e 10 secondi dopo che questa telecamera si spegne,
un pentolino in rame abbastanza grande, diciamo una brocca, di fianco appoggiato a questo col mobile qui, è stato praticamente lasciato a terra. Quindi è successo questo subito all'istante, quindi è stato un attimo di concitamento un po' per quello che stava accadendo, perché comunque sono anche segnali molto forti e anche da vivere poi anche per noi emotivamente in quel momento lì, ecco, nel momento in cui ci sono questi approcci così. Certo. E quello non è stato l'unica cosa che è successa, perché subito quasi a distante. Lo raccontiamo dopo questa bellissima pausa musicale. Ok. A fra poco. Ed eccoci qua di nuovo in collegamento telefonico con Brian a parlare appunto dell'indagine che hanno fatto in un'abitazione privata a Meldola. Allora, ci stavi raccontando un po' i vari fenomeni che si sono verificati all'interno di questa abitazione. Esatto. Sì, è arrivato più o meno alla parte conclusiva di quella che è stata l'indagine. Sì. Dove, come stavo raccontando, ci fu lo spostamento di questo oggetto nuovamente a piano terra, di questa ciotola in rame che è stata lanciata a terra di fronte a noi, ecco. Sì. Come stavo dicendo prima, sono situazioni molto molto forti da vivere anche così, e anche rimanere concentrati su quello che sta accadendo. Beh, ecco. Certo, si piglia un colpo secondo me. Sì, diciamo di sì. Quello non è stato l'unico evento, diciamo, che si è manifestato in quel momento lì, in quanto ci sono, come poi potete vedere dal video, hanno cominciato a chiedere un po' di cose simultaneamente. Abbiamo cominciato ad avere più segnali all'improvviso, e questo ci ha anche un po' rimandato in tilt anche noi. Perché ad esempio, oltre a questa ciotola che è stata gettata a terra, le radio che avevamo al campo base, che erano in carica, sotto carica in quel momento lì, hanno cominciato a emanare dei rumori che normalmente non fanno. E anche quella è stata un'anomalia per noi, ma quella più importante è stata quando all'improvviso si è attivato il sensore acustico, del sensore di movimento, che noi avevamo sistemato al di fuori della struttura di fianco all'altalena. E anche all'improvviso anche l'altalena ha cominciato a ondeggiare, come poi si può vedere anche dalle nostre riprese, in assenza totale di vento quella sera lì, e quindi ecco, sono stati tanti segnali arrivati all'improvviso che poi ci hanno fatto dire ok, penso che abbiamo raccolto molto materiale e tanti risultati, ecco. Certo. Diciamo che è stato tutto molto evidente, ecco, quello che stava accadendo. Ah beh, sì. E poi dopo da lì è iniziata tutta la nostra fase di analisi di tutto il nostro materiale, per cui sono venute fuori anche queste voci qui di cui parlavo prima. Prima questo forte urlo poco prima che entravamo in casa, e invece quest'altra voce più tranquilla che ci dice entrate. Cavoli. E quindi ma ecco, come età le due voci? Come età le due voci? Cioè, una era di un bambino, una di un adulto, due adulti, due bambini. Allora, la voce era un urlo di una voce quasi, possiamo dire, furiosa e quasi grottesca, possiamo dire. Ma adulta? Ma adulta comunque, no, comunque un urlo di un tono adulto. Mentre invece questa voce qui, molto più sottile, che quasi in maniera impercettibile dice entrate, come se ci voglia invitare ad entrare dentro in maniera molto più tranquilla, quindi un'energia diversa da quella che poi... Ma bambino adulto questa? Ma adulto però un po' più giovane, diciamo, come se fosse di mezza età, però... È difficile a volte anche riuscire a cercare di dare un'età, certo. Un'etichetta a quella che può essere un'età, ad una voce. Quindi insomma potevano essere anche tre, ecco. Gli lenti, cioè le energie, diciamo. Perché se inizialmente sentivate la sensitiva, sentiva una bimba, qui paiono due voci un po' più grandicelle, quindi potevano essere anche tre.
Sì, esatto. Diciamo che poi quello che poi è stato anche un po' una nostra scoperta successiva è stata anche quando, approfondendo un po' anche un po' in base a tutti i riscontri che abbiamo avuto noi durante questa indagine, diciamo, e tutto quello che riguardava anche un po' questi riscontri che portavano a questa impronta energetica di quella che inizialmente si pensava essere una ragazzina o comunque qualcuno di giovane, di un bambino, che in un secondo momento poi siamo riusciti, penso, a identificare, poiché alcuni abitanti della zona ci hanno riferito che all'inizio degli anni Ottanta, proprio nei pressi di questa abitazione, dove noi abbiamo svolto questa indagine, un incidente causò la morte di una bambina di 10 anni circa. E infatti, poi nel cimitero, in quello adiacente dove facevo prima riferimento, che abbiamo perlustrato nella fase in cui abbiamo lasciato l'abitazione per un'oretta circa, vi è una lapide che riporta l'anno di nascita e di decesso, che sarebbero corrispondenti, tra cui anche questo nome che sarebbe saltato fuori durante una delle nostre sessioni EVP. E lì dove c'era questa lapide non avete provato a posizionare nulla? No, noi non siamo entrati all'interno del cimitero, siamo rimasti solo all'esterno, eravamo comunque in attesa di rientrare dentro l'abitazione. Non ci siamo recati all'interno della struttura, abbiamo fatto un po' di riprese all'esterno ed è stato proprio in quel momento lì che abbiamo ripreso anche quella luce del piano di sopra che si era accesa nel momento in cui noi eravamo assenti dall'abitazione, che è quella che poi ci ha riportato a ritornare subito per capire cosa stava succedendo, ecco. Quindi si potrebbe pensare che questa energia qui sia legata magari a questa bambina qui deceduta in prossimità dell'abitazione, e magari in qualche modo, avendo questa gente qui in casa, queste persone, questa bambina piccola, magari l'energia si sente un po' trasportata ad avvicinarsi magari a questa bambina in maniera positiva, ovviamente, ecco. E invece in riferimento alle due energie che paiono adulte, si è saputo qualcosa? No, per quanto riguarda le energie quelle adulte non siamo riusciti a raccogliere materiale sufficiente per cercare di fare un quadro chiaro di cosa potesse essere legato a quella parte lì, diciamo, energetica. Quindi non sappiamo, quello rimane ancora un punto interrogativo. Se fosse il vecchio padrone precedente che è morto, che in qualche modo è ancora magari legato a qualche energia ancora all'ambiente, questo non lo sappiamo. Purtroppo facciamo fatica a dare delle risposte anche concrete. Noi comunque quello che facciamo principalmente è raccogliere i dati su quello che sta accadendo in determinato luogo nel momento in cui veniamo chiamati. Certo. Quindi abbiamo un'interpretazione dei nostri risultati, dei nostri dati, quindi noi presentiamo quello che abbiamo registrato, poi arrivare a dire effettivamente come cosa sta succedendo e come queste energie si stanno muovendo e come e perché, a volte sono quasi sempre difficili dall'interpretazione. Certo. Però queste energie ci sono, ecco, sono attorno a noi. E quindi noi le studiamo. Certo che è inquietante vivere appunto in casa dove volano griglie, cadono. No, comunque, guarda, io mi starei già traslocando. I padroni di casa ci hanno riferito che comunque dopo, diciamo, questa nostra indagine trascorsa, l'ambiente molto si è tranquillizzato, diciamo che eventi forti non sono più successi come in passato, prima che chiamassero noi, ecco, a intervenire per cercare di capire un po' cosa succedeva, e quindi sono più tranquilli, ecco, sono adesso, diciamo, che magari hanno anche delle risposte, sì, per quanto comunque loro sono rimasti sempre molto aperti mentalmente sul mondo paranormale, sulle energie, e questo è molto importante. Ah, ecco. Sì. Facciamo la nostra ultima pausa musicale, poi torniamo da te per le conclusioni.
A fra poco. D'accordo. Ed eccoci qua per il nostro ultimo intervento telefonico con Brian, a parlare appunto della, insomma, dell'indagine che avete fatto in questa abitazione in provincia di Forlì. E ti volevo chiedere, no? Hai detto che voi avete fatto tante domande con le vostre strumentazioni. Ma poi delle risposte, a parte quelle paroline che avete poi sentito successivamente, ma risposte, sentito parlare, perché ricordo un'indagine che ho fatto con voi l'anno scorso e l'avevamo proprio sentita parlare tramite lo strumento che usate voi, no? La Playbox, sì. In questo caso aveva parlato, aveva risposto? Sì, soprattutto nella fase finale, come stavo raccontando prima, pochi attimi prima che cadesse la ciotola di rame dal mobile, la Spirit Box continuava a rispondere alle nostre domande con quello che era un sì continuo di questa voce di bambina, ecco, quindi... Non c'erano delle frasi complete, ma delle continue affermazioni al sì, ok, mi sto sentendo. Diciamo che non tutte le situazioni sono a sé, nel senso che le energie, in base alle energie che loro riescono a raccogliere in quell'ambiente, in quel momento lì, gli dà la possibilità di riuscire a manifestarsi in maniera diciamo migliore rispetto ad altre se avessero più carenza di energia. Quindi per loro è importante accumulare, come quando noi chiediamo di accumulare energia dalle nostre batterie, dai nostri strumenti o anche proprio dal nostro corpo, dalla nostra energia fisica, in modo che loro ci possano manifestare. Certo. Dipende quanta energia loro hanno, e più energia hanno più riescono a comunicare o magari a lasciare anche delle impronte o delle voci più lunghe, ecco, diciamo. Certo. Cavolo, interessante. E poi avete chiuso lì l'indagine e siete andati... Sì, dopo è iniziata la nostra fase di analisi, dove ci siamo suddivisi l'audio, il video, e abbiamo cominciato ad elaborare, ecco, tutti i nostri dati. Diciamo che questa qui è stata... Personalmente per me è stata un'esperienza, per me e poi anche per tutti, che comunque ha segnato il gruppo in maniera molto significativa per quello che abbiamo vissuto certo. In questa ricerca, anche per le risposte che abbiamo avuto, e anche questo ovviamente ci sprona a continuare le nostre ricerche e a fare sempre del nostro meglio e fare quello che facciamo, certo. Ecco. Ma lì tornerete in quell'abitazione? No, in questa abitazione non torneremo, no, si è conclusa così. Noi siamo stati soddisfatti di quello dei dati che abbiamo ottenuto, i padroni altrettanto sono stati contenti, le energie sono comunque tranquille e quindi non c'è più, diciamo, ecco, bisogno della nostra presenza. Noi certo. Quello che potevamo fare lo abbiamo fatto, raccogliere dati. Certo, e invece in futuro, progetti futuri? Cosa avete in programma? Beh, allora, adesso in programma abbiamo un evento molto importante, che è il nostro convegno, che si svolgerà il 2 dicembre a Genova, presso il nuovo hotel. Per chi fosse interessato può trovare la locandina con l'evento all'interno della nostra pagina Facebook Italian Paranormal Research. Per chi fosse interessato, saremo noi con le nostre indagini e ci saranno diversi ospiti, tra cui anche lo scrittore ufologo Pablo Aio, sì. Irene Pulvirenti, psicoterapeuta, e poi ci sarà anche la fondatrice dell'Istituto Superiore di Discipline Angelico Spirituali e Divinatorie, Roberta Marrale. E ci sarà anche un medium, un spiritual medium, Andy Bing, che studia la meccanica della medianità con delle dimostrazioni pubbliche di contatto mediatico. Ecco, quindi chi vuole essere interessato, diciamo, a queste tematiche qui, e chi è della zona o chi magari si vuole organizzare, può trovare la locandina sulla nostra pagina Facebook. Che giorno è, hai detto? Il 2 dicembre. 2 dicembre. Tutto, ma che giorno è? Un sabato, domenica? Allora, il 2 dicembre è un venerdì. Ah, ok. No, scusami, pardon, domenica 2 dicembre. Domenica, quindi dalla mattina fino a pomeriggio, insomma.
Sì, esatto. Dalle 10 di mattina fino alle 20 di sera. Ah, bello, ecco, allora interessante per chi volesse. Genova, hai detto Novotel, esatto. Il 2 dicembre, insomma, potete andare ad assistere al loro convegno. E altre indagini invece, prossime indagini? Allora, come altre indagini, in questo momento qui stiamo valutando e stiamo prendendo in considerazione delle nuove abitazioni, tra cui anche ci stiamo molto dedicando ultimamente anche ad alcune ville abbandonate. Ci sono un sacco di ville che purtroppo vengono lasciate così in un totale stato di abbandono, e sono comunque zone, posti che hanno comunque una storia importante anche loro da raccontare. Quindi ultimamente ci stiamo concentrando molto anche su scoprire questi luoghi qui e portarli a chi ci segue per scoprirne anche la storia, non soltanto magari quello che è legato alle energie del luogo, ecco, diciamo. E beh, certo, ma quindi tutti insomma lì nella vostra zona o vi spostate? No, adesso in questo momento qui siamo nella nostra zona, ci stiamo spostando su alcune zone che sono legate anche alla linea gotica, quindi anche zone che sono state, diciamo, caratterizzate da molte attività durante la Seconda Guerra Mondiale, dove comunque si sono, diciamo, accumulate anche tante energie e dove comunque qualcosa potrebbe essere ancora presente, diciamo, in queste terre. Ah, ok. E vabbè, niente, quindi per, diciamo, per chi volesse insomma vedere anche tutti i video che avete registrato riguardo alla casa, appunto, di cui, certo, abbiamo appena parlato. Tutte le nostre indagini sono visibili sul nostro canale YouTube, Italian Paranormal Research, che è come la nostra pagina Facebook di Italian Paranormal Research, e lì c'è tutta la raccolta di tutte quelle che sono le nostre indagini da quando è nata l'associazione dal 2016, e c'è tutta la nostra raccolta di indagini direttamente sulla pagina YouTube. Quindi insomma siete già al terzo anno di indagine voi? Sì, esatto, io sono arrivato un po' successivamente, ho conosciuto Carmelo, l'associazione, successivamente, diciamo, dalla fondazione, ecco, quindi sì, sono arrivato dopo, diciamo. Però è stato per me molto importante, perché io già studiavo e ci ho approfondito tante tematiche legate al mondo paranormale, non soltanto, tra cui anche quello ufologico. E trovare questa associazione che mi desse la possibilità proprio di stare sul campo di ricerca, per me è stato molto importante. Sono certo. Contento di quello che facciamo e spero che facciamo nel miglior modo possibile. Ecco, per noi uno dei nostri obiettivi, quello che facciamo non è tanto soltanto per noi, ma anche per chi ci guarda, perché vogliamo anche avvicinare chi magari ha sempre visto questo mondo in una maniera un po' più distaccata, magari senza troppa opinione, o che è avvicinare la gente, coinvolgerla un po' più, certo, più a queste tematiche di questo mondo qui, anche a spronare un po' la gente. Certo. Io da quando ho iniziato ho conosciuto tantissime bellissime persone che inizialmente sembrava quasi sempre che fossero sempre più timide, no, a parlarne, invece è bello anche che la gente si avvicini più, si approcci più a queste cose qui che riguardano ognuno di noi. Certo, anche perché esistono, è giusto anche capirle, insomma. È tutto quello che gira attorno a noi singolarmente, quindi le energie ci sono e c'è chi magari non si chiede come funzionano le cose, noi ce lo chiediamo e indaghiamo su questo. Certo, certo. Beh, io ti ringrazio per averci dedicato quest'oretta del tuo tempo. Grazie e per tutti coloro che appunto volessero anche maggiori informazioni o anche prendere contatto perché magari avete rumorini strani in casa e volete indagare, su Facebook trovate il loro gruppo che è Italian Paranormal Research. Ringrazio tantissimo anche Carmelo, perché so che appunto sei arrivato, io l'ho chiamato disperato stamattina, quindi grazie anche a Carmelo che insomma mi dà sempre una manina quando c'ho bisogno. Ti ringrazio della disponibilità e niente, la nostra puntata direi che ormai sta volgendo al termine, quindi saluto tutti
do l'appuntamento alla replica per domenica dalle 13 alle 14 e il nostro prossimo appuntamento mercoledì prossimo. Un bacione anche ad Eric. Ho salutato tutti. Ciao Brian, grazie. Ciao, grazie a tutti, buona serata. Ciao. Ciao.